Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Non c'è, come dire, non sembra che i Verdi e la sinistra in Italia diano rappresentanza, però, evidentemente, perché non si rivolgono a voi, vanno a imbrattare. Forse questo è un problema, né ai 5 Stelle, peraltro, sulla parte ambiente. Quindi c'è una difficoltà di rappresentanza di questo mondo. Ma guardi, rispondo subito, però voglio dire una cosa. Ho sentito dire prima che questi ragazzi vengono trattati applicando il codice penale, né più né meno. Voglio dire che uno di questi ragazzi è stato applicato il codice per i mafiosi, cioè ovvero gli è stato applicato una norma del codice proprio per i mafiosi, che è quello della sorveglianza speciale. È un ragazzo di 23 anni. Che uno dei ragazzi di ieri? Un altro ragazzo, sempre di ultima generazione. Sta facendo lo sciopero della fame. C'è una sproporzione incredibile rispetto a queste proteste, che possiamo condividere o non condividere, ma noi siamo uno Stato di diritto che non possiamo dimenticarci, e anche la proporzione pure, diciamo, della sanzione eventuale. Guardi, io non l'ho mai detto in vita mia, lo dico da lei, Sardone. Io all'inizio degli anni 90, quando ho iniziato a frequentare i Verdi, non ho mai cambiato partito, ho fatto un forte atto di disobbedienza civile in un'area bellissima di Roma che stava per essere oggetto di una grande speculazione. Era un corridoio, era una zona umida, un corridoio della fauna migratoria. Io ho sabotato delle ruspe che stavano per... sono andato con dei giovani studenti universitari, abbiamo messo chili e chili di zucchero dentro i motori di queste ruspe. Noi lo sapevamo che stavamo facendo un reato. Sì, l'ho fatto questo reato perché volevo difendere quella bellissima zona. Non dico qual è la zona perché non voglio aprire una polemica e quant'altro, però detto questo, i movimenti sono movimenti, i partiti fanno i partiti. È chiaro che noi abbiamo certamente dei limiti in Italia. Dovremmo, molte volte ci dicono, ma perché non siete come i Verdi tedeschi? Il paragone non regge, perché ad esempio pochi mesi fa si è votato in Norvegia, un partito verde lì ha preso tale quale quello che abbiamo preso noi poche settimane fa, con il 3,7%. Certo è, c'è un problema di dare maggiore rappresentazione. L'evoluzione che stiamo avendo è un'evoluzione positiva, perché noi abbiamo eletto negli ultimi anni 150 consiglieri comunali, di cui la metà sono giovani al di sotto dei 26 anni. Molti provengono, come esempio a Genova e Torino, da questi movimenti, che non è assolutamente sufficiente. Però devo dire che oggi noi paghiamo dei costi economici e sociali incredibili. C'è anche una necessità di dire le cose. Prima sentivo Giacalone dire che il nucleare in Francia va benissimo, ma mi scusi, guardi che il nucleare in questo momento in Francia sta messo male. Grazie, c'hanno 40 anni quelle centrali, sai, invecchiamo anche noi, invecchiano le centrali, invecchia tutto. Però noi sono anni che compriamo energia elettrica prodotta dal nucleare in Francia, la paghiamo cara, giustamente perché loro la producono. Non c'è nessuna differenza di rischio, non c'è mai stato nessun momento. Finiamo però senza, sentiamo però, Bonelli che è collegato, non si sente bene, prego. Perché sono metà delle centrali nucleari francesi sono ferme, non solo per la vetustà, come giustamente dice lei, ma perché gli enormi problemi di siccità che vi sono avuti quest'anno hanno determinato un problema serio nella produzione di energia nucleare, che ha portato la Francia a importare energia, pensi un po', dalla Spagna e dalla Germania. Certo. Vede, il nucleare ha un problema serio anche dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico e del costo. Io penso che il modello tedesco sia un modello giusto, perché i tedeschi hanno detto che nel 2035, passando per il 2030, produrranno prima l'80% di soddisfacimento e fabbisogno elettrico e poi il 100%. Ma se non nevica, se la Marmorada si scioglie, se i nostri territori si stanno desertificando, se la siccità sta provocando danni enormi all'agricoltura, se lo smog oggi è un problema, e quindi il tema della modernizzazione di un sistema industriale, di come sta avvenendo in altri paesi d'Europa per puntare l'elettrico, non è visto come un'emergenza nel nostro governo. Vedi, sto dicendo delle cose che sono pragmatiche. Mi faccia, visto che c'è il sottosegretario, è chiaro Bonelli, anche se io vedo che la discussione si è spostata da un tema che ha un risvolto che metteva in evidenza lo stesso Bonelli, ma tutti quanti, cioè poi questi gesti di disobbedienza civile
un conto è appunto imbrattare con una vernice che si toglie, un conto è quando diventano dei blocchi che impediscono, mi riferisco al blocco di rigassificatori, quando sono state, lo stesso si può ragionare anche sulla TAV. C'è chi ha bloccato, allora la protesta fin dove, come dire, è legittima rispetto a decisioni che vengono prese da partiti anche che sono al governo e che sono votati dai cittadini. Cioè è abbastanza complicato poi trovare il confine tra il veniale e quello mortale, che poi costituisce un blocco.